Buongiorno. Fa caldo. Comunque, iniziamo questo vlog. Il tempo fa cagare, è nuvoloso, però c'è un bel vento. E avevano detto che era bello, ma direi che non è bello. Comunque, vediamo se riesco a mettermi dove mi riuscite a vedere. Ok, allora, sono tornata dopo 2 settimane di pausa. Praticamente queste 2 settimane mi sono servite perché così almeno ero più tranquilla, sapevo che non dovevo pubblicare i video, che poi a prescindere li ho contenuti, cioè continuavo sempre a registrare video, infatti ce n'ho un casino, ecco a posto, c'è la finestra aperta e c'è un casino comunque. E in poche parole, ho registrato tanti video che poi vi metterò piano piano. Ci sono stati tanti lavori in corso che adesso vi metterò le clip. Le avevo fatte nella settimana scorsa in cui io non ho pubblicato i video. Ho fatto tanti lavori perché abbiamo comprato la cucina nuova. Sono stata assente anche su Instagram per una settimana, apposta perché stavo, diciamo, lavorando, smontando la cucina, che vi farò vedere le clip. E poi nel prossimo video vi farò vedere il tour della nuova cucina. Per cui questo sarà solo un video vlog dove vi faccio vedere che abbiamo smontato la cucina, che vi faccio vedere ovviamente la cucina vecchia e poi nel video, nel prossimo video del tour della cucina, vi farò vedere quella nuova appena comprata in queste 2 settimane. Per cui abbiamo fatto tante cose, sono stata assente, non ho pubblicato niente su Instagram, almeno ovviamente per quella settimana in cui chi mi segue lo sa, per cui adesso scriverò la storia, adesso pubblicherò una storia, così vi avviso. Se ancora non mi seguite su Instagram, seguitemi perché io vi aspetto lì. Detto questo, sto sudando, sto morendo di caldo, non è Maria allucinante. Vi faccio vedere le clip. Prima ho fatto colazione, come avete visto. Adesso vi faccio vedere le clip, come ho detto prima, della cucina che smontiamo. E poi, se il video vlog non dura tanto, oggi è lunedì 17, se non mi sbaglio. Sì, oggi è lunedì 17. Domani è il compleanno del mio cane e dato che voglio festeggiare i 9 anni, gli ho preso una torta piccolina e 2 giochini. Per cui, in poche parole, voglio farvi vedere anche, tra virgolette, dove festeggio il compleanno del mio cane. Anche perché tutti gli animali sono importanti e quando fanno gli anni vanno anche loro. Diciamo, dobbiamo festeggiare anche il loro compleanno. Per cui, se per caso il vlog non dura tanto, vi metterò anche, cioè registrerò anche domani. Per cui avevo intenzione di fare 2 vlog in 2 giorni, cioè 2 vlog, un vlog in 2 giorni, cioè oggi lunedì, domani che martedì vado domani mattina al lavoro, però volevo registrare. In poche parole, anche domani, però mettendolo sempre in questo vlog, così almeno
anche perché ho tantissimi video da pubblicare, da farvi vedere. Ci sono anche un bel po' di novità che piano piano ve le dirò. E niente, per cui vi aspetteranno tanti tanti nuovi video fino alla fine di settembre. Credo che questo sarà l'unico vlog, no, forse il secondo, l'unico vlog che credo, non lo so, che registro, perché poi tutti i video che vedete sono già registrati in queste settimane che io praticamente non ho pubblicato niente. Ok, vi faccio vedere il clip e noi ci vediamo dopo. Penso che è incastrato ancora. Non so, sarà difficile da tirare fuori sicuro perché sarà incrostato. Eh no, beh, questo si è alzato, ha detto che se la deve portare via Simone. Bendisi forno. Ha detto che se la deve portare via lui. Prima. Lavori in corso. Smontiamo tutta la cucina e poi vedete l'altra.
allenamento 60 minuti, quasi fatto, quasi finito, manca poco. Fa un caldo allucinante, ma ne vale la pena. In più c'è anche il mio cane qua, che giustamente fa la guardia. 60 minuti e si stoppa da solo. Che fatica! Ho fatto 60 minuti di corsa, la distanza è 3 km. E ho perso 134 calorie. Allora, in verità dovrei perdere almeno 300 calorie. Però con sto caldo, che ci sono praticamente 28 gradi, direi che è una cosa un po'... vabbè, niente. Stoppiamo, facciamo a zero. Ok. A posto. Direi che, cioè, praticamente mio fratello me l'ha rovinato tutto. Prima era bello pulito, eccetera. Alla fine mio fratello me l'ha rovinato. Però ok, ho fatto un po' di allenamento, perché così almeno fuori di mangiare troppe cose non va bene. Allora ho deciso di allenarmi per almeno una settimana per vedere se qualche risultato si vede, e ovviamente mangiare bene. Comunque, a parte questo, le clip che avete visto, quelle della cucina, praticamente sono quelle già registrate, che se non sbaglio ve l'ho già detto. E niente, a parte questo, sono ormai le 2:20 e ci sono 28 gradi, sto sudando come non so cosa. Vi voglio far vedere praticamente questo. Allora, in poche parole, per chi mi segue da un bel po' e perché mi sta, cioè per chi mi segue ormai anche più di un mese, sa che io sto facendo la collezione delle tazze del McDonald's, che ovviamente la collezione delle tazze è scaduta, cioè in senso che non c'è più la collezione, per cui io ho avuto culo che sono riuscita a prendere tutte le tazze e fare la collezione. Ve le faccio vedere, cioè vi faccio vedere praticamente tutte le tazze al completo, perché certe ve le ho fatte vedere, ma le altre 3 o 4 poi non ve l'ho più fatte vedere, perché la collezione l'ho finita praticamente 3 settimane fa. Comunque, questo, la prima tazza, questa qua grande, è praticamente questa qui che ho scritto: è giovedì, sono troppo in anticipo per domani, ed è fatta così, praticamente è azzurra, fatta così. Ovviamente poi vi farò vedere bene anche su Instagram. Poi la seconda tazzina piccola per il caffè è questa qui, con scritto: venerdì lo senti l'aroma del weekend. Questa è verde. Poi l'altra tazzina per il caffè è gialla, e questa ha la scritta con scritto: io e te domenica, due cuori, e una coperta. Cioè, le scritte sono bellissime. Questa è gialla. Ovviamente sono giorni della settimana. Ci sono tutti e 7 giorni. Poi c'è questa qua grande, la tazza grande, questa qua rosa, con
con scritto amo il lunedì e dico bugie. Questa qua è rosa. Allora, dato che c'è il sole, di sicuro si vedono un po' male, però vabbè, ve le farò vedere bene su Instagram, per chi c'ha Instagram. La seconda è una zuccheriera. Questa qua è azzurra. Questa c'è scritto zucchero, cacao, punto di domanda, cuscino, grazie, è martedì. Ed è fatta così, qua ci metti lo zucchero, c'è il suo coperchio, qua ci metti lo zucchero e dietro c'è il nome del McCaffè. Ed è bellissima. Questa qua, no, in teoria è un verdino. In teoria è un verdino, però sembra azzurro da vederlo così. Un verdino, sì, più o meno. Poi, l'altra tazzina sono tre piccole e tre grandi. L'altra tazzina piccolina è rosa, anche questa. Allora, questo è proprio rosa. L'altra era su tipo un violetto, più o meno. Questo c'è scritto oggi è mercoledì, tranquilli, passa in fretta. Fatta così. Che questa ve l'avevo già fatta vedere. E se non sbaglio, l'ultima tazza grande è questa qui azzurra con scritto sabato buono umore in tazza grande. Questa qua, con ovviamente la scritta. Questa è la collezione che ho voluto fare io per la nuova casa, perché quando andrò nella casa nuova ovviamente vorrei avere tutte le tazzine nuove. E questa è la collezione di tutti i giorni della settimana con una bellissima frase. Sono bellissimi. Allora, la tazza grande tipo questa qua era da 10 punti. Invece la tazza piccola, questa qua da caffè, era da 5 punti. E la zuccheriera, questa qua, era da 10 punti. In pratica, una colazione del menù, perché tu devi prendere solo il menù del McDonald's, cioè il menù McDonald's in senso di colazione, costava 3,70 euro, per cui io ho speso ogni menù 3,70 euro, per cui fate il calcolo che più o meno sono più di 30 euro solo per queste tazzine qua. Ovviamente non prendevo solo il menù di 3,70, prendevo anche quello di 1,90, cioè dovevi per forza prendere proprio il menù di colazione, per cui più o meno più di 30 euro l'avrei spesi. E niente, questa volevo farvi vedere la mia collezione delle tazzine. Mamma mia, si sta morendo di caldo, non ce la faccio più. Ok, se faccio qualcosa oggi pomeriggio, in senso dalle 3 in poi, se esco, vado nei negozi, riprendo, eccetera. Se no, ci vediamo domani, che è martedì. Domani pomeriggio, ovviamente, perché non voglio che dura tanto il vlog, ma voglio mettere praticamente tutte le cose che io faccio in 2 giorni, per cui spero che non dura tanto questo vlog. Ok, ho detto tutto. Se mi ricordo qualcosa da dirvi, ve la dico, però credo che vi ho già detto tutto, per cui semmai ci vediamo dopo o ci vediamo domani, che è martedì.
Allora, sono tornata dal lavoro, oggi è martedì 18 e oggi è anche il compleanno del mio cagnolino. Praticamente fa 9 anni e dato che a me piace festeggiare i compleanni anche per i cani, io ho preso il gioco, che ovviamente questi qui li vedete anche negli acquisti che ho fatto nell'altro video, che poi lo vedete nell'altro video, per cui sapete già che cos'è. Poi ho impacchettato un altro regalino, dato che a me fa ridere molto come, perché lei riesce ad aprire i pacchi incartati così, no? Ma solo se suonano. Infatti questo qui non suona perché è una corda, era un po' complicato che lei lo apriva. Invece, dato che questo qua suona, adesso non lo faccio suonare perché lei è lì e allora prima che mi assale è meglio che non lo faccio suonare. Comunque questo è il regalino, che praticamente è un pollo che suona e lei riesce, se tu lo fai suonare, lei diventa tutta contenta e riesce ad aprire praticamente il regalo. Allora, dato che a me piacerebbe che lei lo apre da sola, ovviamente dopo riprendo la scena in cui lo apre. E in più io ho preso questa confezione, questa confezione dove praticamente c'è la decorazione e un tortino. Questo qua è un tortino a forma di cuore, dove praticamente voi mettete la crema, che sono queste due creme qua sopra, e ci potete scrivere oppure fare una decorazione, non lo so. E in più trovate dentro anche i papillon di carta, uno per me e uno per lei, ad esempio. Però non so se non credo che glielo metto su, non lo so, vediamo. Se gli piace glielo metto, se no è un po' difficile. Allora, questo tortino qua sa di pollo e praticamente è apposta per il cane. L'unica cosa è che io preferivo comprare una torta proprio, o farla io proprio per il cane, solo che non sapevo gli ingredienti e dato che non voglio rischiare che lei mangi cose che non può mangiare, preferisco comprargli questo qua, questo tortino, e mettergli sopra la candelina, che tanto ce l'ho, e per decorazione così gli faccio la foto. Adesso vediamo come viene fuori, perché è un po' difficile, però dato che a me piacciono queste cose qui, allora ho deciso di prendergli questo. Non è costato poco, perché diciamo che è costato un bel po', però dato che ho trovato questo per il momento, io ho preso questo. Massimo l'anno prossimo, dato che c'è la torta apposta per il cane in cui lei può mangiarla, gli prenderò quella, ma per il momento io ho preso questa qua. Per cui stasera ovviamente lei mangia le crocchette, però dato che glielo do quando lei mangia, cioè in senso glielo do prima, gli do questo con un po' di crocchette, così almeno tra virgolette festeggia. Per cui questo qui lo facciamo dopo, verso le 6, così vediamo cosa verrà fuori. Invece per il regalo di questo giochino qui voglio darglielo adesso, perché ho paura che poi dopo stasera fa casino e continuerà a fare casino suonando. Allora avrei pensato di darglielo adesso, così stasera gli do, per modo di dire, la torta. Non lo so, adesso vediamo com'è. Questa qua c'è scritto che è crema spalmabile, non lo so neanche se è buona. Vabbè, tanto la mangerà lei, non la mangerò io di sicuro. Niente, fatemi sapere se anche voi festeggiate gli anni dei vostri amici a quattro zampe, o non so. Io di solito festeggio anche gli anni del mio coniglio, eccetera. Se avete visto il vlog un mese fa, ho festeggiato anche quelli dei miei conigli. Niente, adesso vediamo. Questi fanno proprio cagare, perché sono proprio di carta. Io pensavo chissà cosa, invece vabbè. Niente, gli do un regalo, vediamo la sua reazione. E poi credo che stasera, credo che oggi pomeriggio dovrei uscire, perché dovrei fare un bel po' di cose. Per cui semmai riprendo un po' qualcosina, vediamo cosa
cosa riprendere, dato che c'è troppa gente in giro. Certe volte riesco a riprendere, certe volte no, per cui niente. Comunque, vediamo la sua reazione. No, è giochino, il giochino nuovo. Qua, questo qui, il giochetto nuovo. Il giochino nuovo. Non hai voglia di scartarlo? No, aprilo. Devi aprire, non con la bocca. No, apri. Non con la bocca. Come fai? Il gioco nuovo. Non ti piace? Guarda, c'è anche questo, guarda che buono questo. Guarda, no, questo è quello che suona. Guardate, c'è anche la corda. C'è il pollo e la corda. Due giochi c'hai nuovi. Ok, pensavo meglio, però vabbè, chi se ne frega. Proviamo a mettere sul numerino, sperando che non cade, e proviamo a fare una fotina, più o meno. No. Troppo stanca. Comunque, alla fine il tortino che avete visto, in pratica glielo stavo dando il tempo di fare la foto, alla fine me l'ha fatto cadere per terra. Volevo fare un po' di video, ma alla fine ho lasciato perdere, perché alla fine mi è caduto tutto per terra e ho dovuto, diciamo... Vabbè, lei se l'ha mangiato, neanche il tempo di fare la foto. E non sono riuscita. Per cui direi che un compleanno un po' andato a male. Adesso, vabbè, lei sta giocando, gli piace. Meno male che gli piace il suo gioco. E diciamo che ho combinato un po' di casini. Comunque niente, sperando che questo video non dura troppo, lo faccio finire un po' diverso del solito. Spero che ovviamente non dura tanto. Lei non so perché piange, dato che finiamo il video.